Sentiamo il dottor Galassi, che tra l'altro ci vuole dire anche alcune cose che possono riguardare voi, e quindi magari dopo si possono anche approfondire con domande e chiarimenti. Buongiorno a tutti, scusate se arriviamo solo alla fine della con qualche altro mio che ci sovrasta. Io porto anche i saluti dell'assessore Mariano Conto, che è dovuto andare a Sassari per un incontro con l'università e quindi non ha potuto partecipare, ma ovviamente invia anche lui il suo saluto. Questa iniziativa è l'ultima in ordine di tempo di una serie di incontri, tra l'altro alcuni si sono svolti anche proprio in questa sala, se non ricordo male, di chiusura dei vari progetti Green Future che abbiamo lanciato e organizzato in questi 2 anni. Il bando Green Future è stato una delle prime iniziative, uno dei primi bandi per la formazione rivolto a disoccupati che sono stati programmati nella attuale programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Quindi è stato programmato in un momento in cui c'era anche parecchia ansia di avere nuove attività, di mettere in moto nuove attività, e devo dire che da questo punto di vista l'aspettativa è stata particolarmente ripagata, e lo posso dire perché non è un bando che ho fatto io non c'ero all'epoca, quindi parlo bene di chi mi ha preceduto. Cosa ha caratterizzato Green Future? Innanzitutto il fatto che era, così come dice il nome, così come avete potuto evidenziare partendo da questo progetto per l'intera mattinata, un bando del tutto centrato sulla sostenibilità ambientale, sulle tematiche ambientali, sia dal punto di vista, come avete visto oggi, della tecnologia, con un particolare riferimento al discorso delle energie, al discorso dei rifiuti e comunque a tutta una serie di problematiche che hanno investito la formazione di manager e di tecnici della sostenibilità ambientale. Dall'altro lato sono stati finanziati diversi progetti che hanno riguardato il turismo, inteso come strumento di valorizzazione dell'ambiente e di esaltazione delle peculiarità regionali. Diciamo che fra tutte le chiusure dei corsi che ho assistito, mi pare che si siano distribuiti abbastanza equamente fra queste due macro aree, e questo vuol dire che è stata una scelta abbastanza felice. Ma di particolare importanza è il fatto che questi progetti sono stati tutti rivolti a destinatari di fascia alta, come ho visto già in questa nelle presentazioni che ci sono state, e fra gli allievi di questo corso, ma della maggior parte abbiamo avuto a che fare con laureati, e questo ovviamente ha qualificato di per sé il corso. Sono state avviate diverse collaborazioni con l'università, sia come singoli docenti sia come istituzioni. E soprattutto è stata data una particolare attenzione non soltanto all'aula, all'aspetto formativo di per sé, ma anche alla progettualità, allo sviluppo della progettualità dei discenti. Le 4 presentazioni che ci sono state stamattina ne sono una dimostrazione. Questa aspetto era appunto uno degli aspetti innovativi del programma Green Future, con anche una certa caratteristica innovativa rispetto a quanto fino a quel momento era stato fatto. A Green Future sono state destinate parecchie risorse, c'è stato, se non ricordo male, una prima finanziamento di 9 milioni direttamente sul PAR, e poi attraverso il ricorso a risorse liberate provenienti dalla precedente programmazione, altri 16 milioni, se non ricordo male, per un totale di 32 progetti finanziati con Green Future. Ripeto, sono stato il primo bando della programmazione sulla formazione, c'era parecchia aspettativa, e le risposte sono state moltissime e tutte di qualità, per cui è stato anche ritenuto opportuno continuare a scorrere la graduatoria e arrivare appunto a finanziare
32 progetti su poco più di 50 che ne erano stati presentati. Accanto alla progettualità, diciamo, stimolata a fini didattici, noi con Green e con un altro programma di cui dopo vi dirò, abbiamo cercato anche di dare le gambe a questa progettualità, cercando di capire se si potevano prevedere dei finanziamenti, perché le idee sviluppate nel corso delle attività formative potessero essere sostenute anche concretamente. Dopo qualche peripezia legata alle necessità di ai problemi di ingegneria finanziaria all'interno del POR, siamo riusciti nel gennaio scorso a mandare in onda un avviso destinato appunto agli allievi che hanno sostenuto i corsi del programma Green Future e contemporaneamente di un altro programma che era Antichi Mestieri, che, come dice il nome, era invece finalizzato alla valorizzazione e alla riscoperta di mestieri tradizionali. Tutti gli allievi qualificati dei due programmi hanno potuto presentare dei progetti di impresa con un finanziamento massimo di 50.000 euro più un piccolo cofinanziamento diretto di 10.000 euro. Un successo dei rispettati è una valutazione di 69 progetti. Ne abbiamo di circa 500 che potenzialmente potevano essere interessati. Considerate che sono arrivati progetti per le caratteristiche che ho detto un po' prima, cioè si trattava di anche allievi che avevano un punto di partenza più alto e forse il rischio della loro specialità era stato meglio, è stato il mio finalizio e lo sta nelle attività formative. Su Antichi Mestieri si è puntato invece più sulla bottega scuola, diciamo così, per cui meno attenzione allo sviluppo di capacità imprenditoriali, quindi anche meno progetti presentati. Il fatto che ne siano presentati 69 e c'erano a disposizione 6 milioni di euro significa che tutti i progetti presentati, qualora ricevono una valutazione di positiva consulenza, cioè parentesimi, sì. Quello perché so che il progetto è stato presentato anche da parte dei corsisti di questo corso, quindi credo di poter dare una buona notizia in questo senso. La commissione è stata istituita e si riunirà nelle prossime settimane per poter arrivare a definire i progetti finanziabili in breve tempo. Questo, diciamo, è stato il modo ed è la prima volta che l'abbiamo fatto con cui abbiamo cercato di dare un seguito concreto ai programmi Green Future. In passato abbiamo pubblicato i bandi per Cito Videa, Impresa Donna, Europeando e altri ancora, ma mai c'era stato un collegamento diretto tra l'attività formativa e appunto il sostegno attraverso incentivi alle nuove imprese. L'ultima cosa che vorrei sottolineare è il fatto che il giudizio positivo che ci siamo che abbiamo potuto dare nel corso di questi mesi in cui abbiamo potuto assistere alle diverse presentazioni di risultati finali, il giudizio positivo su Green Future ci ha convinto dell'opportunità di ripetere l'esperienza attraverso un nuovo avviso per la formazione rivolta ai disoccupati che è stato pubblicato nel mese di marzo e che è l'avviso Maciste. Sicuramente molti di voi ne hanno sentito parlare, Maciste prevedeva tre sezioni, una dedicata al mare, una al cielo e al sole, quindi all'ambiente, e un'ultima alla terra, anch'essa dedicata all'ambiente, nel senso però soprattutto dei discorsi legati alle energie rinnovabili e quant'altro. Su queste tre sezioni sono stati presentati all'incirca 150 progetti e ne finanzieremmo 22 per adesso con possibilità di estensione. La pubblicazione della graduatoria dei progetti è imminente, penso anche la settimana prossima, quindi credo che ci sia anche un progetto PA, forse più di uno, però ovviamente non posso dirvi nulla su questo, ma la vostra attesa sarà a breve ripagata. Però agli allievi che dovessero essere interessati a proseguire la loro formazione, oppure anche chi per la prima volta si affaccia a questo mondo della sostenibilità ambientale e delle professioni ad essa legate, dico appunto che a breve, a seguito di questa graduatoria, saranno indette le selezioni per
partecipare ai nuovi corsi. Ripeto, saranno almeno 22 i corsi, riguarderanno le tre sezioni credito, quindi sicuramente ce ne saranno, questo posso darlo per certo, che riguarderanno di nuovo anche la problematica delle energie rinnovabili, ma anche i rifiuti, anche lo sviluppo di altri temi legati all'ambiente. Questo l'abbiamo fatto sia perché Green è stata un'esperienza tutto sommato di successo, fra l'altro ribadisco che da Green abbiamo mutuato su Maciste anche questo aspetto del sostegno alla ricerca e al percorso imprenditoriale, alla progettualità. Quindi anche in questo senso abbiamo ripetuto, abbiamo colto l'aspetto buona prassi di Green. Dicevo però che l'attenzione all'ambiente non deriva solo dal fatto che Green è andato bene, ma anche dal fatto che si tratta innanzitutto di una priorità di sviluppo per la nostra regione, su cui insistono ormai decine di documenti programmatori della regione, da ultimo il documento strategico unitario che è stato approvato dalla giunta mi pare la settimana scorsa, ma anche la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 insiste in modo particolare su questi temi. Lo slogan con cui la Commissione europea ha avviato il negoziato sulla programmazione era per un'Europa intelligente, inclusiva e sostenibile. Quindi il concetto di sostenibilità ambientale è inserito al primo posto. In un momento in cui le risorse purtroppo andranno a diminuire, perché il POR Sardegna 2014-2020 per il Fondo Sociale Europeo, se le cose vanno bene, avrà una dotazione di circa 400-450 milioni di euro a fronte dei 650 dell'attuale programma che terminerà nel 2015. Questo implica ovviamente la necessità di concentrarsi sulle risorse, di concentrare le risorse su obiettivi specifici, e questo ovviamente è un compito che spetta a noi, e speriamo che di riuscire a intercettare fabbisogni come questo, che mi sembra comunque non siano certamente in discussione, non sia in discussione il fatto che l'attenzione alle professioni dell'ambiente sia una delle priorità e sia sicuramente una delle tematiche su cui la concentrazione delle risorse deve avvenire. Quindi da un lato il programma Maciste, che fra poche settimane dirà quali sono i corsi che potranno essere sostenuti e seguiti, dall'altro il nuovo POR 2014-2020 che dalla parte Fondo Sociale Europeo come formazione e come interventi di sostegno alle imprese, dal lato Fondo Europeo di Sviluppo Regionale come creazione di scenari e di opportunità anche nel senso delle infrastrutture, nel senso delle reti, potranno essere appunto i segnali dell'attenzione verso queste tematiche che come amministrazione regionale, però in un contesto europeo, siamo chiamati a dare. Grazie.